ora applichiamo le formule appena viste per calcolare i calori specifici molari a volume a pressione costante dei vari gas. Vediamo che il parametro fondamentale è i gradi di libertà ed è questo che distingue i gas tra loro per quello che riguarda i calori specifici molari. Ricordiamo invece che dal punto di vista delle trasformazioni i gas si comportano tutti nello stesso modo, anche se sono diversi, hanno strutture molecolari diverse, hanno gradi di libertà diversi. Infatti il concetto di gas perfetto vale per tutti i gas lontani dalle condizioni di liquefazione, o meglio di condensazione, quindi tutti i gas si comportano da gas perfetti se sono lontani dallo stato liquido. Ma i calori specifici sono diversi perché dipendono dai gradi di libertà, quindi per i gas monatomici i gradi di libertà sono 3, per i gas lineari sono 5, per i gas formati da molecole non lineari come per esempio l'acqua sono 6, oppure possono diventare 7 gradi di libertà nel caso di strutture complesse, quindi molecole dove gli atomi possono anche vibrare. Qui ho inserito una nota: l'anidride carbonica, pur essendo lineare, è formata però da 3 atomi, si comporta più dal punto di vista dei calori specifici come se fosse un gas dalla struttura atomica più complessa, quindi come le molecole non lineari. Andiamo quindi a calcolare il calore specifico molare a volume costante. Un mezzo gradi di libertà per R, quindi se noi moltiplichiamo R, che vale 8,31 Joule su Kelvin, per 3 mezzi, cioè per 1,5, otteniamo in teoria 12,5 Joule su mol Kelvin. Ricordiamo che cosa significa: che servono 12,5 Joule di calore da somministrare a una mole di un gas perfetto monatomico per riscaldarlo di un grado. Poi possiamo utilizzare la relazione di Mayer, quindi abbiamo usato la prima, adesso la seconda formula, per calcolare in teoria il calore specifico molare a pressione costante dei gas monatomici. Basterà sommare 8,31 Joule su Kelvin, cioè il valore di R, al calore specifico molare a volume costante, quindi 12,5 più 8,31 fa circa 28. Joule su mol Kelvin. Cosa vuol dire? Serve somministrare 28 Joule di calore a una mole di un gas perfetto monatomico per riscaldarlo di un grado, però a pressione costante. Prima ho dimenticato di dire che servivano 12,5 Joule per scaldare una mole di un grado o di gas monatomico, però a volume costante. Ora però attenzione che questi sono calcoli teorici, quelli che ci hanno portato a queste formule, che derivano da una modellizzazione delle molecole, delle particelle, dei gas attraverso il numero dei gradi di libertà. Ma la modellizzazione attraverso i gradi di libertà è una semplificazione della complessità del reale, perché quando per esempio diciamo che un gas è monatomico, immaginiamo che è formato di atomi singoli, e che questi atomi siano dei puntini senza dimensioni. Allora assegniamo 3 gradi di libertà, sono le 3 traslazioni spaziali. Ma in realtà assimilare un atomo a un puntino privo di dimensioni è già un'approssimazione. Quindi questi valori 12,5 e 28 Joule su mol Kelvin sono valori teorici, ma a volte i valori sperimentali sono leggermente diversi. E questo perché appunto la modellizzazione un pochino è imprecisa, la modellizzazione è una semplificazione della realtà. Perciò se si hanno a disposizione i valori sperimentali dei calori specifici è meglio usare quelli piuttosto che quelli teorici. E nel caso dei gas monatomici i valori sperimentali vanno più o meno da 12,5 a 12,7 Joule su mol Kelvin per i calori specifici molari a volume costante CV, sommando poi R andiamo intorno ai 28. Questi sono i valori sperimentali per i calori specifici a pressione costante. Quindi vediamo che c'è comunque un buon accordo tra i valori sperimentali, quelli effettivamente reali, e quelli modellizzati attraverso la semplificazione teorica. 12,5 e 12,7 in buon accordo con 12,5, 28, 28. Passiamo quindi ai gas lineari che hanno 5 gradi di libertà. Quindi dobbiamo moltiplicare R per 5 mezzi. 8,31 per 2,5 fa circa 20,8 Joule su mol Kelvin. Aggiungiamo R, 8,31 Joule su mol Kelvin, e otteniamo circa 29,1. E questi sono i valori teorici dei calori specifici molari. Quelli sperimentali in questo caso sono
un pochino più variabili, un pochino più diversi rispetto ai valori teorici. Perché? Perché molti gas biatomici oppure lineari hanno calori specifici molari a volume costante compresi tra 24 e 21 joules mol Kelvin. Vediamo che il valore teorico 28 rientra dentro questo intervallo, però non è 20,8 per tutti i gas biatomici, perché appunto c'è una certa variabilità. E la stessa cosa vale per i calori specifici molari a pressione costante. Quelli reali stanno in questo range di valori, mentre invece in teoria dovrebbero avere tutti quanti questo valore qui di calore specifico molare a pressione costante. L'approssimazione, la semplificazione teorica funziona ancora meno bene, cioè intanto man mano che cresce la complessità della struttura atomica. Per molecole non lineari, con teoricamente 6 gradi di libertà, se noi facciamo 6 mezzi R, quindi 3R, abbiamo 24,9 joule su mol Kelvin, e se sommiamo R abbiamo 33,2. Mentre invece, se andiamo a vedere i valori sperimentali delle molecole non lineari, dei gas non lineari, abbiamo per i triatomici dei valori compresi fra 27 e 28 joules su mol Kelvin a volume costante, che è un valo sono valori abbastanza diversi rispetto al valore teorico 24,9. E la stessa cosa per i calori specifici molari a pressione costante, perché si trovano tra 36 e 37 joules su mol Kelvin, mentre invece il valore teorico era minore, 33,2. Quindi vediamo che le semplificazioni teoriche sono abbastanza imprecise e insoddisfacenti rispetto ai valori sperimentali nel caso dei gas più complessi. Allora, per quale motivo accade questo? Sicuramente perché intervengono anche le vibrazioni come ulteriore grado di libertà. Abbiamo visto che le vibrazioni possono essere innescate soltanto a temperature più alte, di diverse centinaia di gradi di Kelvin, però è anche vero che le molecole di un gas non hanno tutte la stessa temperatura, ma ci sono a livello statistico molecole che hanno temperature, quindi una minoranza di molecole che possono avere una temperatura più alta. Così come gli studenti di una classe non hanno tutti lo stesso voto pari alla media della classe, ma ci sono anche gli studenti eccellenti che hanno voti molto più alti. Allora, quelle molecole dotate di maggiore energia cinetica, che hanno una temperatura più alta della media, possono innescare le vibrazioni. E questo è il motivo per cui i loro calori specifici sperimentali sono più alti di quelli teorici. Allora si potrebbe pensare di fare il calcolo teorico con 7 gradi di libertà, immaginando che le vibrazioni corrispondano a un grado di libertà in più. Avremmo comunque dei valori che non sono comunque soddisfacenti, perché otteniamo per il calore specifico molare a volume costante 29,1, per quella a pressione costante 37,4 joules su mol Kelvin, e stavolta sono eccessivi rispetto ai valori sperimentali. Allora, in conclusione, vuol dire che le vibrazioni incidono per una frazione di grado di libertà, un po' come se le molecole che vibrano alzassero i gradi di libertà del gas, non so, di mezzo grado di libertà, oppure qualcosa tipo 0,7-0,8 gradi di libertà. Comunque, la cosa migliore, come già detto, è quello di utilizzare i valori sperimentali se sono disponibili, invece dei valori teorici. Ultima considerazione: più la struttura molecolare è complessa e più le particelle possono immagazzinare l'energia cinetica in più movimenti. I gradi di libertà infatti sono come delle tasche da riempire da parte del gas. Quindi quando noi forniamo energia a un gas e lui la distribuisce tra le sue particelle, e se le particelle hanno più tasche da riempire, quindi più gradi di libertà, allora ciascun atomo, ciascuna molecola meglio, riceverà più energia a parità di temperatura. E questo è anche il motivo per cui i calori specifici crescono con i gradi di libertà, perché se noi vogliamo che le particelle del gas acquistino lo stesso incremento di energia cinetica, avendo però più tasche da riempire, perché possono fare più movimenti, hanno più gradi di libertà, allora sarà necessario riempire tutte queste tasche, quindi dare più calore per ottenere lo stesso riscaldamento, perché ci sono più tasche da riempire.